Ma l'abbiamo fatto perché migliori la loro vita, mi permetto di dire, l'abbiamo fatto perché crediamo in una scuola migliore. La scuola non è solo focalizzata sul ruolo fondamentale degli insegnanti, che comunque da questo provvedimento hanno una prospettiva finalmente non solo di meritocrazia, non solo di valutazione, quindi di possibilità di far valorizzare il loro lavoro, ma hanno anche, mi permetto di dire, una centralità che da decenni non gli era stata assegnata nel nostro paese, purtroppo. La scuola però è anche degli studenti, è soprattutto degli studenti, è delle famiglie, è del territorio, è il centro della comunità. Noi l'abbiamo immaginata e costruita in questo provvedimento, se qualcuno avrà la bontà di leggerlo con attenzione, con questa idea. Chiaramente c'è una parte del mondo della scuola che condivide questo provvedimento e quello che non solo non ha scioperato, ma che magari non parla nei talk show, non partecipa alle manifestazioni. Entrambe le posizioni sono assolutamente degne di rispetto. Io credo che ora stia a me, stia al governo, stia a chi ha fortemente voluto questo provvedimento, ai parlamentari che l'hanno votato oggi, a quelli che lo faranno alla Camera nel successivo e definitivo passaggio, di costruire insieme alla scuola l'attuazione, che sarà un'attuazione che dà quel respiro. E mi permetto di dire, non è un fatto trascurabile che dà risorse che per il nostro Paese sono straordinarie rispetto alla storia, non solo recente.